era una vita, possiamo dire, quasi bellissima, bellissima, nella povertà, ma bellissima. C'era tanta allegria, tanta allegria. Difficilmente passava una sera che non ci stavano dei canti in piazza, si cantava. Era un paese molto popolato. Appena il dopoguerra, il massimo siamo raggiunti le 700 unità. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau, et moi celui de la conquête. Adesso il paese è praticamente spopolato durante la settimana, quindi dal lunedì al venerdì sono rimaste una decina di persone, i nostri genitori. Noi ragazzi siamo a Teramo, chi lavora a Teramo ha preso un appartamento. Le persone del posto, niente, vivono così alla giornata. Tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. La cinepresa me la lasciò uno che tornò dall'America, un regalo d'amicizia e con l'impegno che gli avrei mandato dei filmini del paese ogni tanto, gli avrei mandato, no? Dei filmini del paese. Facevo una volta un film, che sono stati in America, e fece un film che fu portato anche in America, fu portato sul paese per farli rivedere un po' ai paesani. Me ne ricordo perché è passato tanti anni, ma che vuoi. Beh, i filmini, poi quando cominciò a fare i filmini, Calacchi, sul prete, ti imbattite, sembrava che... Insieme al parroco di Cerqueto, di tanto in tanto in chiesa facevamo i film. Si metteva il lenzuolo, venivano soprattutto i ragazzi, no? Dai, il tempo è brutto, andiamo a fare i filmini, andiamo a vedere i filmini, no? Non è stata una guerra, poi è venuto qua su i tedeschi, ha trovato inglesi, ha trovato... Qua la mattina del 10 gennaio aveva stellato tutta la gente, l'ha portata tutta in chiesa, tutta si è matta. Quanto i tedeschi dicendo che ci stavano i partigiani e ci stavano dei profughi nel paese, riunì il paese, e voleva fucilare tutto il paese, voleva fucilare se non veniva fuori. Questo lo ricordo come un sogno, tutti davanti alla chiesa. E per tempo, tu vuoi vedere la guerra così, che poi se è così era allora. Bambino ha fatto la vita del cane, c'era poco cibo, si mangiava poco, l'orso si condanna, come i ragazzi che stanno là al terzo mondo adesso, noi eravamo tale e quale. Non c'era niente, meno le sterpaglie c'erano qui per mangiare qualche pecora, si portava a pascolare. Bagni non c'erano, li cominciavano a fare quell'anno là. Per lavare ti lavavi là nella bagnarola, quando ti lavavi, perché non è che giravamo. Io non è che mi ricordo che ero passato tanto brutto, nemmeno a quei tempi che stavamo qui. Era diverso, non c'era il bagno, non c'era l'acqua, però... La cosa è che i miei coetanei erano andati tutti via, o comunque erano...
erano pochi quelli che tornavano il sabato, magari in mezzo alla settimana, così. Comunque siamo stati un po' esclusi dal mondo, fino a 13-14 anni un po' tutto, proprio esclusi, le palestre, le cose, non sapevamo, le piscine, non sapevamo neanche che erano. Eravamo al totale abbandono, veramente. Qui si viveva bene una piccola, senza freni, senza, potevamo fare quello che volevamo. E per il giocattolo te lo inventare. Con un cucchiaio lo schiacciavi e ci facevi la cucchiara per la tazzuola, per facevi finta la caccia, terra impastata, e fare pietruzze e fare la casa, per l'istinto la casa. E una vita molto semplice, non c'era la strada a Poggiumbricchio, quindi non c'era l'acqua, quindi era una vita abbastanza diversa da quella odierna. Degli anni 50 sono andato alla chiesa, c'erano 500 persone la mattina e domenica, che si andava a zappare a mano col bidente.